Sì. Da 1 a 10. 1, 2, 3, 7. No! Massimo, stavo iniziando a editare il vlog e mi sono resa conto che non c'è una intro a questo video. Quindi questa sarà la intro. Ciao amici, sono Milla e benvenuti in questo nuovo vlog. La situazione attualmente è: noi allo scalo, si dice scalo per i treni? Il cambio, vabbè, insomma, abbiamo fatto il cambio. Comunque siamo arrivati al mare e mo vediamo. Oh, se riusciamo a fare il bagno senza morire. Facciamo male alla gente, togli le basta. Il ciurma si sta dividendo per il semplice fatto che due iniziano a farsi la doccia e le altre tre, ovvero io, Erika e Giulia, andremo a fare la spesa. Dopo aver fatto una spesa veramente tragica, perché siamo finiti dentro un Carrefour di un benzinaio, non c'era niente, abbiamo litigato con le cassiere, un po' di casini, siamo qua tutte. E loro fanno: ma do you speak francese? Praticamente cosa è successo? Noi stavamo parlando con una e questa qua, cioè, dato che non riusciamo a capirci, le faccio: ma parli inglese? Perché continua a parlarci in francese. Le voglio dire: zia, non parlo francese. La sua collega le fa: chiedile se lei invece parla francese. Io faccio: no, però, cioè, l'inglese è una lingua internazionale che dovresti sapere, non il francese, cioè. Però stiamo facendo una specie di aperitivo con gamberetti. La nostra giornata di oggi si è conclusa con una passeggiata. In realtà siamo stanchissime, abbiamo tutte 2-3 ore di sonno a testa, perché stamattina ci siamo svegliate prestissimo. Quindi stasera ci avevamo invitato a, cos'era? Una specie di, la vera si chiamava pompieri party? Vabbè, comunque un party un po' così, in spiaggia, un bagnino ci aveva invitato. Però non siamo andate perché appunto siamo molto stanchi. Abbiamo deciso di farci una passeggiata per vedere anche un po' tutto il lungomare qua, molto bello. Allora, diamo le priorità, chi vota prima crepe? Raga, la crepe perché chiude alle 23. No, andiamo alle bancarelle. 3 su 5 maggioranza, cioè belle. È stato molto divertente perché abbiamo appena visto dei maranza francesi e sono veramente molto simili a quelli italiani. Stai facendo un gioco, perché allora oggi ho avuto una giornata triste, non so perché. Cioè, non è che c'era un motivo, ero presa male. E quindi ho detto: ragazzi, io non faccio queste cose un po' a caso, tipo, dato che sono triste, cioè non sono triste per sentire male, ho detto, diciamo a testa delle cose che ci rendono felici. E quindi ora stiamo facendo questo gioco mentre oggi è una nostra crepe, dove ognuna dice a testa una cosa che ci rende felici. Siamo appena state vittime di un episodio poco gradevole. Vuoi raccontarlo? No, lo racconti senza far nomi. Vabbè, che nomi? Hai detto, cioè, quanti? Cioè, mi stai riprendendo? No, poi taglio questa parte se non vuoi. Vabbè, ma che cazzo, non niente. Vabbè, niente, però in poche parole, c'erano due tipi che mi sono accorta dal primo momento che ci siamo seduti che mi stavano guardando e ridendo, ok? Anziani, cioè non anziani, boh, cinquantina tutti, lì, con lo sguardo viscido, ok? E continuavano e continuavano. A certo ho iniziato a guardarli male perché mi stavano veramente infastidendo. L'ho fatto notare anche loro, e anche loro hanno fatto questa cosa. Fino a che una certa si sta avvicinando sempre di più, e uno di questi due ha fatto cadere il drum sulla sedia di Giulia, e per prenderlo le ha messo la mano vicino alla sua chiappa. Lei si è incazzata un mazzo. Ovviamente il tipo francese: lei, stai nel tuo, stai nel tuo. E lui diceva: scusa, moi, come cazzo, lei, stai nel tuo. Blocco con Camilla che ci sta comprando le caramelle. Raga, è una bambina, cioè è la nostra mamma. È arrivata mamma qua e fa: non so dir di no. Però vabbè, le sta prendendo anche a noi. E vuoi tu, Giane? È orizzontale. No! Senti. Vabbè, Lola, è stata bolletta del merda. Quello che voglio fare. Questo teschio. Ti prego. Qua, in mezzo alle teste. Da un, esatto, quanto la rischi? Da 1 a 10. 1, 2, 3. 7. No! Tiri indietro. Ti diamo la possibilità di cambiare tatuaggio. Oh, però qua te lo fai. Ma che mi faccio in mezzo alle teste? Guarda che devo fare le foto. Oh, ragazzi, gioco, lo facciamo tutti sto gioco. Ah, questo. Quale? Quale? Questo. Quale? 34 euro. Ah, no, è il numero 34. È il numero 34. Vabbè, da questo me lo faccio in mezzo alle teste. Io vi ho comprato il caramello. Cioè, fai un gioco e non sai rispettarlo. No, fai un gioco e non sai rispettarlo. Ma l'avete fatto voi il gioco? Non ho partecipato, mi sono dato un numero. Cioè, ho capito io. Ma se posso così è un po' brutto. Ma quanto è lunga sta treccia? Occhialata? Giuro, fa cagare. Ci compri un mito? These 7 euro también. Cioè, 50 euro qua costa 7, porco 2. Cioè, ma è un po' inquieto, è duro. Regaliamole a qualcuno queste caramelle di merda, al bambino. Ci vedere le nuove cose che ho comprato. Allora, ho comprato un po' di soldi, mamma. Raga,
scusa. Però sono mie, quindi non rompere le palle. Allora, ho comprato questi anelli, bellissimi, e non servivano con l'acqua, quindi li posso tenere sempre. Questi qua, così, e questo qua così. Alice, guarda, è... No! No raga, basta, mi devo fermare. Siamo tornati a casa. Devo dire che si è conclusa in una buona maniera. Nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi, abbiamo conosciuto un po' di persone, abbiamo un po' parlicchiato così. Cioè io parlavo e traducevo di base. E io sorridevo. Feedback negativo per i francesi: parlano veramente malissimo inglese. La maggior parte non lo parla, né chi lo parla parla poco e male. Infatti è un po' difficile qua comunicare, però beh, anche il francese comunque è abbastanza simile con l'italiano, molto, quindi ci facciamo capire. E pecca gigante per i francesi, cioè irrispettosi. Adesso non so, ovviamente non voglio fare tutta l'erba un fascio, però esperienza nostra personale, prima sera fare una passeggiata su comunque, 10 ragazzi, 9, sì. Cioè vestite così, non è che sono con le tette dei fuori. Sono tornata a casa e posso finirvi l'haul delle cose che ho comprato. Ho comprato 3 occhiali da sole. Il primo è questo qua. Belli, non mi vedo in questo momento, però mi ricordo che erano belli. Sono veramente fatti bene. Guardate anche questi dettagli del giaguaro qua. Questi qua hanno sempre il giaguaro, quindi non so se sia un brand in particolare che ha questo giaguaro qua. Questi che sono così. E per ultimi, ma non per importanza, questi qua in realtà non sono da sole, cioè secondo me sono tipo, cioè volendo li potrei utilizzare anche per metterci le lenti graduate, perché per chi non sapesse io porto gli occhiali così. Mille, no no. Che Camilla pensava fosse aperta la finestra, ha sbattuto contro. Cioè si è sentito proprio boom. E boom. Allora amici, stamattina occhio al palo. Lo vedo. Ci siamo svegliati tardi perché no. Ma non abbiamo fatto colazione perché ci siamo svegliati tipo a luna. Che in realtà ce lo siamo perdonate solo perché oggi era il primo giorno e ieri abbiamo dormito 2 ore a notte tutte quante. Quindi ho detto vabbè, però da domani sveglia alle 10 sempre, anche 9. Pieno di palme raga. Ah, l'ho perso. Io ho comprato un materassino che è quello lì. Vabbè, va bene. Dai, a parte che non so mangiare. Amici, buonasera. Non mi ricordo assolutamente qual è l'ultima volta che abbiamo registrato questo vlog. Mi basta ridere perché c'è Alice così col flash. Perché il cibo in casa è già finito. C'è Alice che sta andando in fondo al mare. Sono venuta a fare colazione in questo posto, che è carino perché è sul mare. Come se fosse casa nostra. Mi ha messo ombrelli là, materassino là, un altro materassino là. Cos'è successo? Ma come bene il condizionatore. Abbiamo chiesto un cappuccino, io ho chiesto un cappuccino, allora ho chiesto un caffè macchiato e ha portato la stessa roba. Questo vuol dire che non conosco la differenza tra cappuccino e caffè macchiato. Allora amici, le altre sono dentro, mi sono fermata un attimo fuori perché ho fatto un mio TikTok su come fare le lentiggini, come lo chiedete sempre, con questi connetti qui. Si va di vedere il tutorial, vi lascio qui il mio TikTok. Comunque, dato che mi chiedete sempre dove comprare questi connetti qua di Enne per fare le lentiggini, io li compro su Amazon e vi lascio in descrizione il link della mia vetrina Amazon, del mio profilo Amazon, dove ci sono lì tutti i link dei vari prodotti che vi farò vedere in generale. Quindi se vi va, andate lì a vedere se c'è qualcosa che vi può appunto interessare. Oh, freestyle su Camilla, ci siamo. Bye. Noi dovevamo uscire a quest'ora, dovevamo essere già a rutto, però non so cosa sta succedendo. Macarena, ma chi è questa bonaccia? È nuova nella piazza. Hai capito che pandis che lo prende in pancia? Vuoi pancio sto cazzo che se metti un tacco se... Noi abbiamo fatto un giro, le bancarelle che sono qua sotto. Però siamo salite in questo rooftop. Siamo da Dio sincero. Sì, siamo apparecchiate. Ma io sto tutta apparecchiata. Allora va via una bottiglia se ne fa un'altra. Adesso ci servirebbe l'inno dell'Italia. Fratelli d'Italia. Loro confuse. Se desta il modicidio, se cinta la grava e di Roma, il Dio la creò. Porobo, 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 porobo.
Via italiani, italiani. Ale! Un brindisi, Camillo. Saluta a tutti amici. Oh, che arriverà un cazzo di milioni, Camilla, prima o poi. Adesso c'è 2:30 e Alice e Gioia che stanno parlando con i tipi. A me è venuto il proprietario del locale, a parte che mi devi fare tutto bagnato, vabbè. È venuto il proprietario del locale, mi ha dato un foglio e una penna e mi ha detto scrivi le canzoni che vuoi, perché noi ormai siamo arrivati qua, noi comandiamo il locale, quindi ora noi scriveremo le canzoni. Le canzoni scriviamo, Erika. Ok ragazzi, siamo per un Uber e siamo in 5. Solo che... Abbiamo detto al tipo che in giro, non sono salite, lui si guarda, non può avviare perché io sto morendo. No, ma fa freddo, per avviare. Devo tenere i capelli? Sì. Non devo mettere pure in tangola? No. Quello non mi piacerebbe. Adesso ci provo, se non ci riesco. Se vuoi ti metto il pollice. Ogni volta quando Hola amigo, stiamo andando alla playa. Si può andare in giro così? Mi sembra ritardata. Allora mi allontano e faccio finta di non conoscerti. Ma guarda che a te, questo materassino. L'incontro di Alice con le persone che la guardano. Cioè, oggi la spiaggia, di martedì la gente ha iniziato a fare il martedì, sono tutti in spiaggia. Ma prima era al telefono, quindi non stavo guardando molto bene chi avevo davanti. E per sbaglio ho sbattuto il materassino in faccia a tre persone diverse in fila, per troppo ridere la scena. Comunque amici, dato che sto guardando i messaggi su Instagram, mi avete chiesto in un bot dove compro gli anelli delle treccine. Vi lascio il link in descrizione. Come ad esempio anche gli orecchini questi qua, a cerchietto qua, sempre su Amazon, link in descrizione. Stessa cosa per questa roba qua che me la chiedete sempre. Infatti ho messo anche la storia su Instagram, la ventosa dove comprarla, sempre l'ho presa su Amazon, ma vi lascio appunto il link. Hi guys, welcome back in my new video. Giù stare tu. No, 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 vincere non riusciamo, amo. Ma tanto parte vincito io. Noi siamo pronte per andare nel ghetto, nel ghetto, nel ghetto. Abbiamo deciso di uscire adesso tutte. La parola chiave di oggi era vestirsi male e abbiamo scelto questa. La parola chiave. Tutte che abbiamo andato, infatti guardate, io sono così. Alicias è così, Lunas è così. Cioè, che cazzo di fatto? Ma sempre che ti lamenti te. Ericocce così. Almeno oggi non ci si schierano, perché devi sapere che in Francia purtroppo strada di sei, ma vedo che c'è schifo di gente, raga, che ci sono. Non esageriamo, non voglio fare tutte le prove fashion, però no, no, cioè, facciamo strada catcalling, cioè veramente ieri li abbiamo contati quanti erano in 3 minuti? 5 in 3 minuti, cioè non tipo per modo di dire 5, no no, ci deve essere contati perché è veramente impossibile. E quindi questo è, anzi dicevo così, almeno oggi magari non ci rischiamo, siete così. Amici, mi ero dimenticato di vloggare, ma noi siamo in spiaggia e Kale e Alice hanno fatto la giocata, ci hanno portato le baguette. Più 5 punti simpatia a tutte e due. Tutto ciò, raga, sapete quanto? 15 euro, tutto. Apparecchiatissimo. Panino di merda, se vuoi mettere dentro. Una pezza. Apparecchiatissimo. Dove la vuoi recintare? Oh no, no, no! Non scusa la doccia! Cerca prova. Alice, che cazzo fai? Così vi abusate un sacco che non posso difendere. Comunque amici, adesso mi sto per truccare. Ho notato che sono veramente tanto abbronzata. Cioè raga, ora vi faccio vedere, aspettate. Dato che Camillina vi vuole bene, vi svelerà il... Che guardi tu? Vi svelerò qual è il prodotto che mi ha fatto abbronzare così tanto. È un olio. È sia un olio abbronzante, a differenza di tutti gli altri oli abbronzanti che comunque devi mettere anche la crema solare prima ed è uno sbatti. Ho trovato un prodotto che è tutto in uno, quindi è sia olio abbronzante ma anche protettivo. Ed è lui. Come vedete io l'ho praticamente finito. Comunque vi lascio il link in descrizione per comprarlo. L'ho preso da Amazon, quindi è molto easy. E sempre momento consigli prodotti, chicche per l'estate. Dovete assolutamente comprare le bandane. Fai vedere le salsicce che ragazzi stanno. Guardate che, no ma sono nuda, che salsicce le devi lasciare qua, no? Sì. Capito? Sì, vabbè, continuerò il vlog con queste salsicce. Bandane, che anche queste c'è, cioè il set, vi lascio tutte in descrizione. Tra l'altro vi lascio in descrizione sia queste bandane qua ma anche delle altre che sono tipo dei foulard, che però io uso come bandana, che non ce le ho qui ma le ho prese, che mi piacciono tantissimo.
per prendersi le tue salsicce, grazie. E poi vi lascio in descrizione anche il link dell'enne che uso, quello per fare le lentiggini che appunto le ho fatte. È una patata, sì! Infine l'ultima cosa che vi lascerò anche su Instagram, mi avete chiesto tantissimo, è la macchinetta che ho preso. Questa qui è la Sony VZ10, credo. Anche di questa l'ho presa sempre su Amazon e vi lascio la link in descrizione nella bio, che è quella che uso per fare i video e le foto. E raga, vengono delle foto di video. Io e la Cala abbiamo già fallito nell'impresa di aprire la marmellata. Ora vediamo se ce la farà Erika. Uno, due. Guarda che il cagliarotto. Ma non c'è l'apri barattoli? Vai Giane, cazzo! Vai Giane! Oh, dov'è il coso? No, no, la faccio io, dai, adesso devo fare io. Cioè, solo perché lo devo, cioè, solo perché ormai vai, è la mia tecnica. La sta proprio. Sono troppo forte. Caro vlog, siamo uscite, che già comunque è qualcosa. Abbiamo deciso di tornare sempre dove si è stati bene, qui torneremo al rooftop perché ormai siamo di casa, perché abbiamo fatto amicizia con i proprietari. Però stasera ci siamo permesse di stare un pochino più tranquilla, perché l'altra sera era un pochino... Secondo me finisce come l'altra sera. Il prima noi. Basta con questa storia, non altro più niente. Vabbè ragazzi, vi aggiornerò. Ovviamente YouTube purtroppo mi seguono anche i miei genitori e i genitori di tutte noi, quindi non posterò tutto. Però poi vi racconteremo quando magari staremo. Vi aggiorno, dai. Abbiamo preso i churros. In borda. Sì. Alice vogliono sparare come i bambini per vincere per Luca. Io non ho parole. A parte che arriviamo nel locale, il nostro posto solito era occupato. Neanche il tempo di ordinare, fortunatamente, si è liberato. Abbiamo ripreso posto a casa nostra. Infatti siamo qua cariche nel nostro posticino. E ora stiamo pensando a cosa brindare. A cosa brindiamo? Andiamo alla banana. Raga, rooftop ormai è casa nostra. Ormai è casa nostra. Non al rooftop, a questo tavolo. E a quello che succede nel nostro privé. Esatto. A quello che succederà dopo questo. È vero, una cosa ci torniamo alla seconda bottiglia che tra 10 minuti ordineremo. Bene, sarà perché ti amo e ancora no. Sarà perché ti amo, lavora si sa, sempre più in alto si va e vola, vola. Allora, la situazione è questa, abbiamo approcciato con due italiane e gli abbiamo insegnato un nostro, sapete tipo i giochi interni dei gruppi stupidi? Il nostro è questo, loro sono le amiche, vai, loro vai. Sono le italiane, vai. Uno, due, tre. Sono andata a vivere. Raga, c'è autismo. Così. C'è autismo, c'è autismo. Allora, ragazzi, come con questa camillina? Ma sì, vabbè, qual è il problema? La prima parte è ciao, pensiero chiuda. Piace il tanto. La seconda parte è mamma mia. No, vabbè. Sono un disagio in questo momento. Non si sa divertire. Sì, non sei in prima. Non si sa divertire. Non si la bottiglia. Non si la bacia, che oh, ma l'hai conosciuta lei? No, è lì che fa male. Fa malissimo. Fa male. Sono una pessima vlogger perché mi dimentico sempre. Però stamattina sono andata a spiaggia per la prima volta in una settimana. Effettivamente presto. Stiamo tornando ora che sono tipo l'una. Che ore sono? E stiamo tornando a casa a pranzare. Ciò manca Alice. Siamo solo noi quattro. Perché Alice da ieri sera ne è rimasta un po' reduce, dormiente. E quindi nulla, ma andiamo a casa, pranziamo. Passa il sugo, anche se io starò mal di pancia, quindi non so se passa il sugo, mi farà bene, però dai. E poi dopo torneremo in spiaggia pomeriggio. Amici, comunque noi oggi abbiamo fatto giornata piena di mare, siamo tornati a casa solo per mangiare una roba. La giornata forse più bella oggi perché ho preso tantissimo sole, non so se si nota. C'è un piccione qua che adesso... Wait! Hey, via! Ma c'è no, poverini. Non c'è fatto. Aia! Ho appena noleggiato una schiava 24H che mi fa il vento. Massimo! I francesi un po' confusi. Noi un po' così. Dobbiamo fare canestro? Lo facciamo. Allora io e Cala vogliamo quello, ok? Risolvere un altro problema. Vai, così. Dai! No. Vedi, non lo prenderà a prescindere, basta. Roxy? Porco Dio, Camilla! Questa ce la fa? Aspetta un po' più dietro! Vai!
vai. Vai Cala, perfetto così, oh. Prendi i bimbi, dai. No! devi prendere praticamente il ginocchio e questo coso qua e questa della serendina e devi cercare di prenderlo in basso. Quando non riesci a vincere, quindi chiedi al tipo semplicemente di pagarlo per avere un pupazzino di me. Però per sua sorella, quindi è carino. Amici, questa serata no, si è conclusa così. Sigarettina sugli scogli, io non fumo però per chi fuma. Allora, questo è un incontro di due vecchie. No, vecchio terrone. Vecchio terrone. Nulla contro i terroni, sono terrone anch'io. Mario! Oh, Rosa! Quanto tempo, Rosa! Madò, ma tuo suocero come sta? Lascia stare, lascia stare. Quello è sempre seduto sul divano. Lascia stare. Ma pure mio marito, che stanno lì a briscola. Sì, sono sempre lì a giocare a carte. Io sono sempre a cucinare, Bello, lì è seduto lui, lascia stare. E i nipoti? Come stanno i nipoti? Lavorano. I nipoti tuoi, io li ho conosciuti quando erano così. Piccoli, piccoli. E sono cresciute adesso. Bambino! E lui. Hai cosa tutto nella voce? Bambino! Sai dove sta lo zoo? Ancora lui, niente. Bambino! Sai dove sta lo zoo? E lui me ne si fa. Qui sta lo zoo. Anche se si vedevi un pesciolino alla cuore di Genova. Allora, il livello di povertà di questa vacanza è che ci stiamo facendo 3 km a piedi per andare al sushi perché vogliamo risparmiare sull'Uber. Raga, dimagriamo così, ci abbuffiamo. È vero. Allora, adesso stiamo andando in questo sushi. Siamo in ritardo, ci aspettano 45 minuti di camminata. Allora, siamo finiti in questo posto che è tipo un buffet di sushi. Allora, la qualità è quella che è, però ci toglie quello sfizio di sushi che avevamo e... A me sta piacendo molto, io darei un 7. Alice pensa di essere al McDonald's. Stavo facendo un confronto di piedi. Guarda, schifo. Allora, la Cala è quella con i piedi più brutti. Sicuro. Gli unici piedi belli qua ce li ho io, secondo Alice. Ma non è vero, ma sono brutti. Amo, ma i piedi sei tu, non stai zitta. Scusa, mettimi su di me. Ma guarda cosa c'ha qua, ci puoi limare le cose. Cioè. Sono da calciatrice, scusa, devi mollare. Metti i piedi vicino ai miei. Vabbè, ma i miei non sono fatti. La posso dire? Posso dire, in questa casa i piedi più brutti di tutti. Se li aggiudica Calati. Allora, all'ultimo posto. Guarda, secondo me i più belli sono quelli di Alice, ridendo e scherzando. Ma sono bruttissimi. Guarda, cioè, qua no, dice Dio, che c'è un po' le dita lunghe. Vabbè, abbiamo trovato il secondo argomento dopo il cibo. Metti il tuo, sei il coraggio, che misuriamo il divario. Mettilo qua che tocca a te. Porco due. Ora te la ci posso. Questo andiamo in esclusione. Ultimo posto. Allora, ultimo posto. Giulia Calati. Al penultimo posto Luna Gianassi. Al terzo posto Erika Petracchi. Al secondo posto Alice Fiocchi. E al primo posto con 20 punti, piedi dritti, pedicure, tatuaggi, abbiamo Camilla. Allora, una piscia nel bidet, una piscia sul water. E io aspetto. Sono stanca. Sono le 7 di mattina. Quindi abbiamo dormito 3 ore comunque neanche. Allora, qua c'è chi si piastra i capelli perché dopo c'è una festa. Ok. Ah, mi ho collegato tutto.
Ma che problemi hai? Collegato a tutto, bastarda. Non la vuoi dire la verità, ma ti si legge negli occhi. Amici, come al solito i miei videoblog non hanno mai una fine, cioè sono sempre io settimane dopo che faccio una fine in qualche modo, come in questo momento. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, commentate, no, ho già detto, mettete un like, iscrivetevi al canale e io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video.